Cari amici Trade, buongiorno. Oggi andremo a fare la lezione numero 5 per diventare un trader. Quello che vi voglio far andare a vedere prima di tutto è a prendere il grafico. Eccolo qua, un grafico. Eccolo qua. E la cosa che dovete sapere è che nel trading ci sono diverse strategie. Molti trader usano le strategie di ogni genere, le più conosciute strategie, eccolo qua che lo sto scrivendo, sono come quella di Gann, che è famosissima, gli angoli di Gann vengono chiamati, ci sono le onde di Elliott, eccole qua, Elliott, ci sono i volumi, chiedo ora i volumi. C'è chi adopera i cicli come il sottoscritto, c'è chi adopera i robot e poi ce ne sono robot, ce ne sono diverse altre di strategie che non voglio stare qua tutte a elencarvi. Chiaramente non esiste una strategia vincente, tutte le strategie possono essere vincenti, come tutte le strategie possono essere perdenti. Siete voi che fate della vostra strategia che adopererete se farete la strategia che se sarà vincente o perdente. Solo voi e nessun altro. Chiaramente se vedete che una strategia non funziona dovete vedere che cosa dovete migliorare. Chiaramente io qui non sono a insegnarvi le strategie, vi do le basi per poter lavorare le basi più semplici, poi sta a voi a studiare, come ho detto nella lezione numero 1. Solo con lo studio si può arrivare al successo, se no si è destinati a bruciare i conti o a perdere. Chiaramente, cosa molto importante, nelle strategie avete anche molti che adoperano trader diversi tipi di, come si chiama, di medie mobili, ci sono chi adopera le medie mobili, medie come il sottoscritto, delle volte adopero le medie mobili, c'è chi usa le candele, come si chiama, medie mobili, c'è chi usa le candele Ekinashi, 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 c'è chi adopera gli Ekinashi, eccolo qua, c'è chi adopera gli oscillatori, 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 c'è chi adopera il MACD, MACD, c'è chi adopera l'RSI e più ce n'è e più chi se ne metta. Come potete vedere c'è tanta roba sulla MetaTrader. Trovate questi indicatori, si trovano anche indicatori su internet free, eccetera. Poi ci sono anche molti ebook dove vi si insegna come adoperare questi mezzi di lavoro. La cosa più importante è che nel trading c'è una cosa che è forse la più importante di tutto e ve la faccio vedere che è questa. Come potete vedere, la cosa più importante nel trading è quello che vedete qui alla vostra, si chiama destra, il prezzo. Il prezzo è quello che è molto importante. Per quale motivo? Perché sembra strano, è come se andate al mercato e dovete comprare un oggetto. Cosa fate? Cercate di, tra acquisto e vendita, di trovare un prezzo a voi conveniente, cercherete sempre di tirarlo al ribasso. Vuol dire che nel mercato dobbiamo comprare a un prezzo giusto per poter fare il massimo dei profitti, sia che se lo compriamo sia che lo vendiamo. Questa è la cosa molto importante. E poi avete, come dicevo nelle precedenti lezioni, il tempo, che il tempo è quello che trovate qui nella parte inferiore del mio broker. Adesso, quando vedete un grafico, la prima cosa da sapere è che quando voi lavorate dovete lavorare sempre per una regola molto importante è quella di prendere un grafico e di rimpicciolirlo, perché non potete tradare guardando solo questa parte, solo guardare
del grafico che avete solo questa parte qua, non è sufficiente, d'accordo? Voi dovete prendere un grafico e cercare di rimpicciolirlo, ok? Un grafico, di farlo diventare il più piccolo possibile per vedere come si è mosso nel passato. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando tradiamo, suggerisco sempre di tradare in trend. Cosa vuol dire? Molto semplice. Noi prendiamo il trend, può essere al rialzo, cioè vuol dire che se siamo in una fase di rialzo, noi apriremo posizioni buy e non posizione short, cioè al ribasso, ma al rialzo. Chiaramente dopo spiegherò come si deve fare. Se invece siamo in un trend ribassista, aprirete posizioni ribassista. Eccolo qua, ribassista, ribassista, aprirete posizioni short, ok? E se siete in una fase di incertezza, 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 chiaramente voi starete incertezza flat. Vuol dire flat, questa parola che viene dall'inglese, starete fermi. Ok? Questo è quello che dovete sapere nel trading. Mai tradare, soprattutto per un principiante, in controtrend. Vuol dire, esempio, che qui avreste tradato in direzione buy, solo i buy e non i short. Vorrebbe dire che in questo caso sarebbe salito, qui avreste fatto questo minimo e qui avreste comprato il buy per salire. In questo caso adesso vedete che siamo nell'euro dollaro in una fase di short, vuol dire che qui non andrete a aprire posizioni, no, aspetterete che il prezzo arriva a un prezzo che torni al rialzo leggermente, per poi aprire una posizione short, ma questo lo spiegheremo nelle lezioni avanti. Adesso quello che vi voglio far vedere è che è molto importante che quando tradate guardate due cose importanti. Dove sono stati fatti i massimi? I massimi, guardate, l'euro-dollaro, il massimo è stato fatto nel 2017, vedete, prendiamo dall'anno 17 qui a 1,25, possiamo andare, se invece andiamo più indietro nel tempo, vedete che è importante. Guardate, se io traccio adesso delle linee, guardate, è importante sapere dove sono stati fatti i massimi che vi possono servire, ok? Ok. E dovete sapere dove sono stati fatti i minimi. La cosa più importante da sapere prima di tradare è del vostro grafico, andate a cercare del vostro, scusate qua, del vostro grafico, prendete di qualsiasi time frame, andrete a usare grafico, eccolo qua. La cosa più importante da fare, uno, è tradare in direzione trend. Questa è la cosa fondamentale per un trader. Il trend è vostro amico. Importante, tradare in trend. Mettetevelo bene in testa e non in controtrend. Si dice sempre che il trend è vostro amico. La seconda cosa che dovete sapere, cercate i massimi che ha fatto la vostra valuta e da questi massimi tracerete una resistenza, si chiama una linea orizzontale, così questa si chiama resistenza. Dovete sapere quali sono stati fatti i massimi nel passato e quali sono stati fatti, la terza regola, i minimi, e anche qui su questa minimi tracerete un supporto, vuol dire che sui massimi viene tracciata una linea orizzontale che viene chiamata resistenza.
resistenza, ok? E invece sui minimi tracerete un supporto, una linea orizzontale che si chiama supporto. Mettetevelo bene ancora, lo ripeto, nei nostri grafici dovrete sempre seguire il trend perché il trend è vostro amico, è la cosa più importante. Dovete tracciare delle resistenze sui massimi, la prima cosa che farete, delle linee orizzontali, adesso ve lo farò vedere, e poi sui minimi supporto. Faccio vedere un esempio. Sull'euro-dollaro mi vado a tracciare, per me al momento importante, il minimo che è stato fatto, il minimo più importante che è stato fatto, questo, ok? Lo metto adesso in grande, ok? E mi metto adesso il massimo, ok? Vedete che adesso siamo a 1,11, vedete che per il momento siamo lontani da questo massimo, vuol dire che per il momento abbiamo già un'informazione. L'informazione che abbiamo è che negli ultimi anni, vedete se qua andate dal 2015, il prezzo toccato ha oscillato tra questo range, questa parola qua si chiama range, vuol dire quando il prezzo oscilla tra un supporto e una resistenza, vedete come qua. Questo si chiama range, eccolo qua, il range, lo vedete? Vuol dire che il prezzo ha oscillato negli anni 2015 tra questo 1,03 e 1,25. Questa è la cosa, qui avete già un'informazione molto importante, non andiamo a vedere ancora più indietro, perché possiamo, se vogliamo, andare più indietro, vedete che negli anni passati l'euro-dollaro era andato a toccare anche 1,45 e vedete che 1,03 l'aveva toccato nel 2003. Vedete che il prezzo, quello che dovete sapere è che negli ultimi 4 anni il prezzo è stato in questo range, come la parola che dovete sapere, range. Già qui già avete un'informazione molto importante. Possiamo dire, tra virgolette, che siamo in una fase di lateralità, possiamo dire, non è che si è mosso più di tanto l'euro-dollaro, d'accordo? E qui siamo nel daily, ho preso il time frame daily per il momento. La lezione numero 5 finisce qui, vi ho dato delle piccole indicazioni, andiamo step by step, piano piano, abbiamo il nostro tempo, studiate queste cose perché vi serviranno nel futuro. Ciao a tutti e vi auguro ancora a tutti una buona notte e buon training.